Della nuova frontiera della certificazione, la cosiddetta tecnologia blockchain, quella dei registri digitali non modificabili applicata alla difesa dei vini italiani di qualità per garantire trasparenza ai consumatori e protezione dai falsi. Sentiamo su questo Anna Scafuri. Valorizzare l'impegno dei produttori nel garantire la qualità dei loro vini sui mercati e allo stesso tempo dare informazioni complete e verificate al consumatore, che ne richiede sempre di più. Grazie alla tecnologia basata sulla blockchain pubblica Vecea Intor, l'ente di certificazione internazionale DNVGL, che opera in oltre 100 paesi, ha messo a punto una soluzione per narrare passo per passo la storia di un prodotto. Il vino fa da apripista. Tre cantine italiane sono partite con la sperimentazione che vuole rivoluzionare il mondo della certificazione. I dati raccolti e i risultati delle verifiche, in collaborazione con Valori Italia, confluiscono in un racconto dal grappolo d'uva alla bottiglia, certificato e non modificabile, a cui il consumatore può accedere attraverso un QR code in etichetta. Inquadrando il codice con il proprio smartphone si può sapere tutto del vino che si è acquistato, anno di vendemmia, metodo produttivo ed anche se è stata utilizzata energia rinnovabile per la produzione e perfino i riconoscimenti ottenuti. Questa tecnologia consentirebbe anche di combattere con successo il grave fenomeno della contraffazione dei nostri vini all'estero. È applicabile ad altri prodotti agroalimentari ed anche ad altri settori, dalla moda all'automotive. Un contributo alla valorizzazione del Made in Italy e alla tutela dell'autenticità dei nostri prodotti.